Добрый день! Привет! In questo video trovi un articolo dedicato alle tecnologie. È una notizia che parla di una nuova app per i cellulari. Così studiamo la lingua russa un po' in tutte le sfere della vita. Spero che dopo aver visto questo video del mio videoblog Lingua russa in pratica, potrai capire e parlare il russo un po' meglio di prima. Cominciamo! Начнём! Vediamo la frase che c'era alla fine del video precedente. Hai sentito la frase in italiano e hai provato a tradurla in russo, senza usare i traduttori online, al massimo i dizionari. Nei video precedenti a questo abbiamo sentito come si dicono le parole promettere, fare vedere, il mercato. E la frase è questa. Ho promesso che domani avrei fatto vedere come funziona il mercato. Ti ho anche avvisato che l'espressione avrei fatto vedere si traduce con un futuro in russo, quello complesso, con il verbo буду. Quindi la traduzione sarebbe questa. Я обещал, что завтра буду показывать, как работает рынок. Per dire domani si dice завтра. Fare vedere o mostrare si dice показывать. E al futuro complesso, cioè piuttosto un processo che un'azione compiuta, diventa буду показывать. Funzionare è la stessa parola come lavorare, quindi работать. Il mercato qui è il soggetto della seconda frase, non lo decliniamo. Per quanto riguarda il verbo promettere, si poteva dire обещал, come scritto qua, per la forma maschile, oppure se sei una femmina diresti обещала. Se hai già studiato l'aspetto del verbo e hai usato la forma perfettiva пообещал, va benissimo lo stesso. Il verbo promettere è un verbo a due aspetti, двувидовой, e lo si può usare in entrambe le forme, обещал e пообещал. Con il significato ho promesso, azione compiuta. Non hai fatto errori per niente? Hai fatto solo un errore o forse due? Complimenti, parli russo veramente bene. Se hai fatto un po' più errori, non ti preoccupare. Ci lavoreremo proprio adesso sul nostro vocabolario e grammatica, ma soprattutto sulla nostra espressione linguistica in russo. Per farti fare pratica con il russo contemporaneo, parlato proprio in questi giorni, ho scelto un articolo sul sito vistanews.ru, troverai il link nella descrizione subito sotto la schermata, che parla di una nuova funzionalità dell'applicazione Google Map. Questa volta quindi non c'è nessun video o audio da ascoltare, facciamo pratica di lettura in cirillico, anche se comunque sentirai come io leggerò questo articolo due volte. Incontreremo più spesso queste tre parole. Водителям, che al nominativo è водители, i conducenti o guidatori. Poi c'è авто, non è altro che un'abbreviazione della parola автомобиль. Essendo però con la O finale cambia il genere. Al contrario del автомобиль maschile, questo è neutro. E la terza è приложение, che appunto sarebbe applicazione. Приложение. Ascolta come leggerò questo articolo la prima delle due volte. Lo farò molto velocemente per farti allenare l'orecchio. La seconda volta invece leggerò ad alta voce, molto più lentamente. Via! Google Map поможет водителям найти свое припаркованное авто. На помощь водителям спешат разработчики корпорации Google. Они создали дополнительную функцию в Google Maps, помогающую водителям найти свое припаркованное авто. Неоднократно водители сталкивались с ситуацией, когда на парковочной площадке из-за огромного количества машин сложно отыскать свое авто. Очевидно, с подобным сталкивались и сотрудники корпорации, поэтому они решили заняться этими щепетильными вопросами. Уже в обновленной версии приложения Google Map водители могут активировать функцию фиксирования местоположения,
автомобиля, нажав на кнопку «Сохранить мою парковку». Обновление приложения доступно для пользователей смартфонов на Android и iOS. Владельцам iPhone не стоит беспокоиться об активации сервиса, если смартфон подключен к авто через Bluetooth. Приложение запускается автоматически и фиксирует место парковки машины. Данная опция существовала в приложении ранее, но была несовершенна и выдавала массу ошибок. К примеру, Google Map не мог точно показать, где именно стоит припаркованное авто. А также при поездке на автобусе или такси приложение предлагало пользователям припарковать автотранспортное средство, на котором они ехали. Come si dice macchina in russo, secondo te? Машина. E come si dice parcheggio? Parkovka. Bene, traduciamo quello che abbiamo appena sentito e letto in cirillico. Cercherò di mantenere l'ordine delle parole esattamente come in russo, quindi delle volte mi toccherà sacrificare la bella melodia della lingua italiana. Il titolo è Google Map aiuterà i conducenti a trovare la propria auto parcheggiata. Il testo invece dice: all'aiuto dei conducenti soccorrono gli sviluppatori della società Google. Hanno creato una funzionalità aggiuntiva nelle Google Maps che aiuta i conducenti a trovare la propria auto parcheggiata. Più di una volta chi guida ha riscontrato la situazione quando nell'area del parcheggio, per via di una quantità enorme delle macchine, è difficile trovare la propria auto. Evidentemente, una cosa simile è successa agli impiegati dell'azienda. Perciò hanno deciso di occuparsi delle questioni così delicate. Già nella versione aggiornata dell'app Google Map, i conducenti potranno attivare la funzione di salvataggio della posizione dell'automobile premendo il pulsante salva la mia posizione, letteralmente salva il mio parcheggio. L'aggiornamento dell'app è disponibile per gli utenti degli smartphone Android e iOS. I proprietari degli iPhone non si devono preoccupare per attivare il servizio se lo smartphone è collegato all'automobile tramite il Bluetooth. L'app si avvia in automatico e memorizza la posizione del parcheggio della macchina. Questa opzione esisteva nell'app anche prima, però era difettosa, imperfetta e dava un ammasso di errori. Ad esempio, Google Map non poteva indicare precisamente dove esattamente si trovava l'automobile parcheggiata. Inoltre, viaggiando con un autobus o taxi, l'app proponeva agli utenti di parcheggiare il mezzo di trasporto con il quale stavano andando.
In questo articolo hai sentito e visto l'espressione funzionalità aggiuntiva. Qui è declinata дополнительную функцию. Che caso è secondo te? Genitivo, dativo, accusativo? È accusativo perché il complemento oggetto qui hanno creato una funzionalità aggiuntiva. Создали дополнительную функцию. Come sarebbero queste due parole al nominativo, secondo te? Дополнительная функция. Ora, come dici conducenti o autisti in russo? Водители. Al singolare, invece, finisce con il segno dolce. Come si dice conducente, secondo te? Водитель. Questa parola capita spesso, quindi la possiamo declinare per essere più pronti a usarla nella vita quotidiana. Al nominativo singolare è proprio così, vaditel. Al genitivo il segno dolce si sostituisce con la lettera ya, vaditela. Per esempio, nella frase, qui non c'è il conducente. Здесь нет водителя. Al dativo il segno dolce si sostituisce con la lettera U, come in tutti i sostantivi maschili con il segno dolce finale alla forma di partenza. Per dire noi diciamo al conducente, faremo Мы говорим водителю, dove è appunto il dativo. All'accusativo, essendo animato, sarà uguale al genitivo, vaditela. Per esempio, noi vediamo il conducente. Мы видим водителя. Allo strumentale, водителем. Per esempio, sto parlando al conducente o all'autista. Я говорю с водителем. Al prepositivo, vaditele. La frase parliamo del conducente sarà tradotta in russo così. Мы говорим о водителе. Ci sono alcune altre parole che potremmo vedere in più dettaglio. Eccone altre tre. Hai visto nel testo la parola salvare, come si dice? Сохранить, con la H aspirata. Сохранить. Significa salvare o memorizzare o mantenere col passare del tempo. Сохранить. Non significa salvare da un pericolo. Lì sarà un altro verbo. Questa forma, сохранить, è l'aspetto perfettivo del verbo, quindi la possiamo usare al passato o al futuro semplice, ma non al presente. Per il presente servirà la sua forma imperfettiva. Сохранять. Di che coniugazione è il verbo сохранить? Prima o seconda? Seconda, perché c'è it. Invece сохранять è la prima, cioè yat. Poi c'era la parola quantità. Come la pronunci? Количество, come scritto nell'articolo, declinato al genitivo. Invece al nominativo come sarebbe? Visto che finisce con la o alla forma di partenza, si pronuncia sempre количество, ma sappiamo che si scrive con la o finale. E infine la parola che analizziamo è aggiornato o rinnovato. Come la dici in lingua russa? Обновленной nel testo, mentre alla forma di partenza обновленный, nominativo singolare. Обновленный.
Leggiamo questo testo ancora una volta. Io leggo lentamente fino a circa metà testo e tu ripeti. Pronti? Gatove? На помощь водителям спешат разработчики корпорации Google. Они создали дополнительную функцию в Google Maps, помогающую водителям найти свое припаркованное авто. Неоднократно водители сталкивались с ситуацией, когда на парковочной площадке из-за огромного количества машин сложно отыскать свое авто. Очевидно, с подобным сталкивались и сотрудники корпорации. Поэтому они решили заняться этими щепетильными вопросами. Уже в обновленной версии приложения Google Map водители могут активировать функцию фиксирования местоположения автомобиля, нажав на кнопку «Сохранить мою парковку». Bene, facciamo un esercizio con alcune parole di questo articolo. Il nostro vocabolario attivo avrà tre parole nuove che prendiamo da queste frasi. La prima è trovare, найти. La impariamo giusto all'infinito, найти. La seconda è decidere. Nel testo è il passato, riuscili, all'infinito, decidere, riuscite. Come dici ho deciso? Alla forma maschile, singolare, sarà решил, mentre alla forma femminile sarà решила. Invece abbiamo deciso решили. E la terza parola è ovviamente, evidentemente, acividna. Può avere anche il significato di è ovvio, è evidente. Acividna. Il nostro esercizio avrà alcune frasi con queste parole. Come capisci? Мы обещали найти рейс. La ripeto. Мы обещали найти рейс. Abbiamo promesso di trovare il volo. Мы обещали найти рейс. Un'altra frase, come capisci? Она решила обязательно посмотреть фильм. La ripeto. Она решила обязательно посмотреть фильм. Lei ha deciso assolutamente di vedere o guardare il film. Она решила обязательно посмотреть фильм.
Adesso questa. Очевидно, ты постоянно работаешь. La ripeto. Очевидно, ты постоянно работаешь. È ovvio che tu lavori continuamente. Очевидно, ты постоянно работаешь. E l'ultima frase del nostro esercizio di traduzioni è questa. Я решил, что это мой любимый город. La ripeto. Я решил, что это мой любимый город. Ho deciso che questa è la mia città preferita. Я решил, что это мой любимый город. Bene, abbiamo completato per questa volta. Ti do come al solito una frase in italiano da tradurre in russo che sarà basata su alcune parole del nostro nuovo vocabolario attivo. Eccola. Ho deciso di non aspettare e trovare un buono smartphone. Traducila da solo o da sola e la prossima volta vediamo insieme come si potrebbe farlo. Passa una bella giornata. Пока! До скорого!